Ciao a tutti amici, bentornati su Imperium. Oggi vi porto un video per farvi vedere in modo pratico i cambiamenti che sono stati apportati attraverso la Legacy Mod disponibile sul mod DB e su cui ci ho fatto un bel video in riguardo, in cui ho parlato del changelog di questa versione 1.0 e quali sono i motivi del perché hanno sviluppato questa mod. Devo dire che sono molto contento che lo abbiano fatto, ci sono stati molti mesi di lavorazione, sono molto contento di poter portare qualcosina in riguardo, aspettavo tanto tempo. Allora, oggi voglio far vedere le unità nuove che sono state messe, perché c'è stato, come ho detto, un rework totale della Roma Repubblicana. Ah, per chi non lo sapesse, le unità della Roma Repubblicana sarebbero questi: il legionario, l'arciere, il liberato, il pretoriano, il princeps, l'equite e il venite. Allora, diciamo subito una cosa: nella Roma Repubblicana manca il tribuno nella Roma Repubblicana, che sarebbe questo qua, al posto del venite, ok? E questi sono, no? Ah, e il gladiatore. E questi sono le unità della Roma Repubblicana. Escludendo sto stronzo, queste sono le unità della Roma Repubblicana. Ok. E fino a qua ci siamo. La Roma Repubblicana è stata revocata così. Allora, innanzitutto c'era stato che se fa determinate uccisioni e tutto, cioè si fa un percorso in cui ci stanno, si sono fatti dei potenziamenti, mi pare che erano nel Colosseo, nella fucina, non mi ricordo, mi pare nel Colosseo. Se la Stato ammazza delle persone, c'è la tecnologia triario, la Stato diventa un triario. Esempio. Poi c'è esempio il gladiatore, l'Eques, che è diverso da l'Equites, attenzione, il tribuno classico, il carro da guerra, che è un'unità sempre della Roma Repubblicana, che è libera, pertanto non può andare assieme a un esercito, ma sono 10 carri da guerra, che sono degli arcieri sul carro praticamente. Poi vediamo un po' gli eroi mi sembra che siano uguali, non noto cambiamenti, nel senso mi sembrano sempre gli stessi nel senso di Roma normale, generico, nel senso tutto tranquillo. Vediamo gli eroi di Roma imperiale. Sì, sono sempre gli stessi. Sì. Ok, sono gli stessi, va bene. Vabbè, insomma, questo è una nuova unità della Roma Repubblicana. Molto interessante, molto carino. Qua ci sono sempre gli stessi eroi. Il Capo Teutonico, Morgata, Erdorin, Larax e Kentin. Pure Cesare, questi sono gli eroi che provengono dalla campagna di Larax nel primo imperium, la guerra gallica, oppure chiamata in inglese Celtic Kings, che io spero con tutto in cuore che possa essere inserita su questo imperium, perché rivivere quella campagna, quei personaggi, ragazzi, io l'ho giocata. È veramente fantastica, cioè è veramente bella, quindi davvero, se riescono a mettere sarà veramente top. Ma andiamo avanti perché vi voglio parlare di due nuove unità. Come vi dissi nel video, questi sono il cavaliere Numida e lo schermagliatore Numida. Questi due signorini bastardoni provengono da se non riesco a trovare accampamento Numida. Questo accampamento, come ho detto, è l'equivalente dell'accampamento teutonico, quindi se da qui, dalla struttura tenda Numida, escono questi due, da quello teutonico usciranno. No, ho sbagliato. Ah no, pure questo ci sta. L'incursore teutonico, oppure il cavaliere teutonico e l'arciere teutonico. L'incursore teutonico presumo sia nuovo, perché non ho mai giocato, cioè non ho mai visto, non ho mai provato, quindi presumo sia una nuova unità. E questo
Guarderemo quando giocheremo in un bioma in cui ci sono i cartaginesi, gli egizi, insomma, nel deserto. Mentre questo in guerra normale. E devo dire che è ottimo, perché dà un tocco di novità in più. E sono davvero contento che sia stato messo. Le rovine era quello in cui io vi dicevo che un eroe può entrare all'interno e prendere le ricompense che gli sono all'interno. Questo è per il bioma, quello che vedete qui, dell'erba, insomma, mediterraneo, e presumo che questo sia per quello del deserto. Ci sta, molto carino. Poi l'altare dei sacrifici, dove potete fare i vostri rituali con i vostri sciamani, ve l'ho raccontato sempre nel changelog, e queste sono le varie grotte che vengono usate per andare da una parte all'altra, tipo che ne so, siamo su un'isola qui siamo in un'isola, e con la grotta noi possiamo andare per di qua, cioè, ci sono dei collegamenti, perché ovviamente è normale che ci siano. Poi, nuovi edifici. Allora, ci sono i classici, il forte commerciale germanico, quello gallico, il forte addestramento iberico e quello britannico. E poi abbiamo il classico forte di reclutamento cartaginese, dove il quale, mandando i nostri contadini, noi riceveremo dei guerrieri con mazza. E poi i forti di reclutamento greco, dal quale usciranno gli oppliti. Bellissime unità. Poi il classico forte del nord romano e il classico forte del nord egizio. E poi abbiamo le colonie. Qua è bello perché abbiamo sia quello cartaginese che adoro, abbiamo fatto veramente bene. E poi la colonia, in questo caso gallica. Come vi ho detto, prendono una popolazione e la portano nella nostra città con il passare del tempo, ma devo ancora scoprire a fondo questa qua, quindi è veramente carino, mi piace molto. Poi abbiamo i porti, dove vi ho detto che se voi prendete un villaggio, tipo, che ne so, c'è un centro del villaggio, ok? Con X case. Da qua potete reclutare 5 pescatori che andranno all'interno di qua e inizieranno a pescare. E il pescato andrà alla fortezza. Cioè, nel senso che dovete mandare al foro. Dove posso mettere? Qua. Ecco qua. Questo è. Hanno implementato un po' di micromanagement in più per avere oro e cibo in più. E dovete saper gestire bene la popolazione, il vostro cibo, il vostro oro, e in base alle fortezze che voi conquisterete, scegliere come saperne gestire meglio o non gestire affatto. Ne conquistate base, ci mettete 5 soldati all'interno e date fastidio, fate una sorta di grande torre d'osservazione. Alla fine questo è come roba in più che hanno aggiunto. Eccolo qua il pescatore, lo fa vedere, questo è il pescatore. La nave egizia, la conosce perché ha giocato, poi c'è la nave romana, la nave da guerra, che questa è quella generica, normale di tutti. Raga, questa è una roba nuova del gioco. E voglio vedere. No, che salva mappa, fermati. Grandi battaglie ci sono. Se voi poi dal server Discord doveste scaricare delle mappe che potete giocare, degli scenari andranno impersonalizzate, tipo qua ci sono i classici, figlio di Anku, un apprendistato e il viaggio verso la guerra 0.1, quindi molto tranquillo. Poi ci sono, questo è quello che ci sta nel gioco base, e poi ci sta la modalità conquista con il Forgito Impero, dove da una nazione che voi scegliete, tipo dalla Germania, voi la selezionate e potete attaccare o la Gallia o Roma. Sconfiggendo una di queste due nazioni avete un bonus che potrà essere utilizzato nella prossima regione tipo Roma. Tipo, prendo la Germania, conquisto la Gallia e vado contro Roma e avrò i vantaggi della Gallia. Distruggo Roma, benissimo. Attaccherò la Britannia e avrò X bonus di Roma. Quindi molto tranquillo. Qua ci sono ancora delle mappe, ok. No, ragazzi, questo volevo far vedere. Al massimo vi posso far vedere un attimo come funziona.
il fatto delle... Faccio vedere subito. Il fatto dei pescatori, no? Allora, voi con T portate il centro del villaggio a commerciare. C'è una cosa veloce, va. Faccio vedere un po'. Con C potete premere per avere subito i vostri abitanti. Però se vedete qua sotto c'è scritto convoca 5 pescatori. Voi adesso mi convocate. E adesso un attimo un eroe. Voi qui non avete, come ho detto nel changing, che gli arcieri, in base alle truppe che ci sono nel foro, le truppe scoccheranno le frecce, ma siccome io voglio le sentinelle, ne mettiamo. Ok, Marcus. Qua ci sono i vari set di skills, sì, ne metto uno a caso, giusto per farvi vedere. Abbiamo, ecco qua abbiamo in porto, io la metto già che si collega. Eccoli qua, 5 pescatori. Perfetto. Ok. Vediamo se parlano. No, vabbè. Intanto noi facciamo i nostri potenziamenti. Qui potete selezionare l'eroe, così se andate in giro fate così. Con la rotella del mouse e sapete dove si trova. La colonia, ecco la colonia. Voglio andare a vedere un po'. Anche qui è Roma Repubblicana. Ecco qua, vedete? Qua c'è un massimo di 20 pescatori che ci possiamo mettere. Noi ne abbiamo 5 e stanno producendo pesci. Quando arriveranno a 100 di pescato, andranno qui. Abbiamo altri 5 pescatori. Eccomi qua. Questa colonia produce, presumo, abitanti. Intanto facciamo così. Io per esempio adesso metto questi qua. Allora, addestriamo un po'. Ecco, questo è il potenziamento che vi dicevo. Quando gli astati eliminano il primo nemico, gli astati ricevono una promozione che permette loro di diventare triari dopo aver fatto ingresso in una struttura. Tipo adesso io, no? Voglio sviluppare anche però la produzione di lanci, perché sennò mi sa che non funziona. Però fatto sta, mi sa che non producono oro, però mi sa che è solo popolazione questa, non lo so ancora. Ok, noi adesso abbiamo 20 stronzi. Io adesso mi muovo per attaccare. Anche nuove animazioni per gli astati, comunque, bisogna dirlo. Anche per gli arcieri che sto a perdere, tutti quanti. Ah, ce l'ho fatta con questi? Ok, io adesso entro in questa struttura. Da astati sono diventati triari. Ed è una combo davvero molto bella, ecco. Vabbè. Questo è nuovo, mi sa. Tattiche gladiatori. I carri da guerra forniscono un punto esperienza a tutti i tuoi eroi quando eliminano un nemico, a prescindere dal proprio livello. Molto carino. Veramente carino. Però voglio fare una cosa. Se voi volete far livellare il vostro eroe più facilmente, dovete andare in giro a mandarlo in caccia. A cacciare i cinghiali, i lupi, i cervi. Voi fate così. Avanti, legionari! A me, legione! Sempre se ne attacca. Vedete, ne vengono 8. Conosco ogni palmo di queste terre. Ne vengono 8 sempre. Adesso se ne se riusciamo ad uccidere questo, forse va a un livello successivo. No, ancora ne vengono 8. C'è un serpente. No! No, è stato avvelenato. Via, 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 via. Ok, è stato avvelenato. Allora, andiamo. Facciamo subito due sacerdoti. Ah, qua ci sono 40 coloni su 40. Io adesso porto 5 cittadini alla colonia. Vediamo che succede.
Mi sa che in base a quanta popolazione c'ho, aumenta questa. C'è un antepescatore. Ma si può. Ok. Quando uno è avvelenato, bisogna mandarlo subito dal sacerdote per farlo curare. Appena va al massimo della vita, perderà la sua. Il suo stato di avvelenamento. Abbiamo 50 stronzi. Attacchiamo il forte del Goro, così faccio vedere anche come funziona il forte del Goro. Abbiamo a disposizione però 2000 di oro, perché, e mo ve lo dico. Ok, mandiamo questi dentro, vediamo quanti diventano triari. Ah, Niente ferma la mia lancia. ok. Abbiamo 1000 di oro. Prendiamo altri 1000 di oro e portiamoli qua. Prendiamo anche 5 stronzi. Sì, comunque, in base a quanti ho qua. Vedete? Porta in cibo, ok. Quindi se io facessi così direttamente non sarebbe male. Questi 5 astati devono andare a difendere quel posto qua. Come questi 5, no? Li prendo direttamente io. Non difende quel porto, cioè quel forte. Appena si raggiunge i 2000 di oro, inizierà a produrre oro. E voi premete T e lo collegate al forte. Così ogni volta che raggiunge 100 di oro, questo piglia, così come in porto qua, se vedete, produce cibo e quindi avrete un po' di oro e cibo in più per sempre, praticamente. Signori, io vi ho detto tutto, ho fatto vedere un po' di cose, non ho fatto vedere un cazzo alla fine, però diciamo che è un piccolo video in cui spiego un po' di cose. Diciamo che il gioco è sempre lo stesso, sempre bello, quindi c'è ben poco da dire. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!